Proseguono le vaccinazioni al Palacongressi di Agrigento, gli interventi al videogiornale. Non abbiamo paura dell'AstraZeneca. Gaetano Ravanà. Al centro vaccinale, al lab vaccinale del Palacongressi di Agrigento, le operazioni di somministrazione dei vaccini vanno avanti alacremente e ogni giorno si calcola che sono più di 400 le persone che vengono vaccinate, almeno per la quantità di vaccini che sono presenti in questo momento. La situazione tuttavia dovrebbe migliorare a metà mese, quando sono in arrivo altre scorte di vaccini, sia AstraZeneca sia per quanto riguarda il Pfizer, ma anche qualche nuovo vaccino come Johnson & Johnson. Dopo la notizia dell'EMA di ieri, che ha detto che l'AstraZeneca deve essere somministrato soltanto dalla fascia d'età che va da 70 ai 79 anni, qualcuno però ha finito per rifiutare. Per la maggior parte dei casi invece non ci sono stati problemi, la gente è anzi contenta, felice di potersi vaccinare, e non importa a molti, alla stragrande maggioranza di chi abbiamo intervistato, quale vaccino gli viene inoculato. Allora, è nervoso prima di essere sottoposto al vaccino? No, tranquillo, sereno e tranquillo, anche perché penso che se non riusciamo a fare tutti i vaccini non si parte il paese, quindi il vaccino, benché dicono altri che non si deve fare, io dico che si deve fare, e si deve fare a tappeto, sennò il paese non si risolleva. Quando ha sentito la vicenda su AstraZeneca è un po' rimasto preoccupato? Sì, perché prima che mettano un vaccino debbono essere sicuri, non si può giocare con la vita delle persone, non va bene così. Lo Stato deve prendere provvedimenti e veramente certezze. Sulla vita degli altri non si può giocare. Buongiorno. Preoccupato, sereno, tranquillo? Come si sente? Tranquillo. Deve fare pure la Pfizer, perciò non c'è problema almeno. Eravate preoccupati un po' come l'AstraZeneca? A voglia, certo. Però l'importante è farlo. Certo. Ma speriamo bene, dai. Buongiorno, sì, devo fare il vaccino. Quale vaccino farà? Il Pfizer. È stato preoccupato nei giorni scorsi? Assolutamente no. Sono sereno, tranquillo e pacifico. Ho fatto la prima dose e tutto a posto. Quindi questa è la seconda? Sì, la seconda. Sa che tra qualche giorno quindi sarà immune? Sì, speriamo. Diciamo normale, la prima volta è stata un po' più ansiosa, però adesso normale. Hai fatto l'AstraZeneca? No, il Pfizer. Quindi diciamo che ti senti più protetta rispetto all'AstraZeneca, oppure magari si sta esagerando un po'? No, penso che sia, diciamo, equivalente per tutti come cosa, no. Buoni, ne sentiamo, ora vedremo. Perfetta. Lei l'ha già fatto? Sì, tutto ok, nemmeno il braccio mi fa male, niente. Lei invece come si sente? Tranquillo, abbastanza tranquillo. Delle notizie che ha sentito in giro si sente preoccupato? No. Fino a sera, ieri sera sentivo che parlava la televisione, ma io si poteva fare un ufficio. Quindi è tranquillo, sereno? Tranquillo. Adesso sono tranquillo, tranquillissimo. Sì, è già la seconda dose, per fatta un po' prima della fascia che mi spetterebbe, perché ho delle patologie molto gravi. Come si è sentito? Niente. Con la prima dose non ho avuto completamente niente, con la seconda è già 10 minuti, un quarto d'ora che l'ho fatta e è a posto. Si sente più sereno adesso? Più tranquillo, sì. Sicuramente sì, perché almeno ora dico, non dipende da me, ora dipende dagli altri, che devono farlo pure per evitare questo inconveniente molto grave che c'è attualmente. Io ho delle patologie, sì. E loro mi dicono che non rientro per fare il Pfizer e mi volevano fare l'AstraZeneca, per cui ho rinunciato, ho rifiutato. Vado ora dal mio medico curante e vediamo quello che c'è da fare. Grazie. Buona giornata.